certamente del bicentenario facendo parte di questa rete. Prima dicevamo con alcune persone qui in sala che Orcobello è iniziata la fine di, delle vicende, diciamo così, murattiane in Italia, e a Pizzo abbiamo invece poi la fine, diciamo quella vera, vista proprio appunto della vita umana, nel senso che, come saprete, Pizzo si è, a seguito dello sbarco, se, a seguito dello sbarco ci fu la cattura, poi il processo, se così possiamo definirlo, e la fucilazione di Gioacchino Miurà. E per noi questa è una parte importante, non solo dal punto di vista storico-culturale, sentito anche sotto questi aspetti dalla comunità, ma è anche importante per quelli che sono poi gli aspetti turistici legati a questa vicenda. Il castello all'interno del quale poi avvennero tutte queste, diciamo, in quei giorni di ottobre del 1815, queste vicende, oggi è noto infatti come Castello Miurà, ed è lo scorso anno stato visitato da quasi 50.000 visitatori, e quindi è per noi un'occasione certamente anche poi di ritorno turistico. E proprio per questo stiamo lavorando anche insieme all'associazione Miurà di Pizzo, che è anche qui presente insieme a me, ora per avviare un progetto di recupero delle ossa che dovrebbero essere, anche se non abbiamo ancora avuto mai la certezza, all'interno della chiesa matrice della nostra città, in quella che poi divenne una fossa comune. E in queste settimane, in questi mesi, anche con la collaborazione dei carabinieri del nucleo del NOE e con un comitato scientifico, abbiamo avviato un progetto per la ricerca dei resti, e credo che questo anche poi dal punto di vista insomma, del storico è anche qualcosa di importante da accertare, se saranno lì come noi crediamo. E quindi sono contento che anche a Orcobello quest'anno, so che qui c'era un sentimento diffuso rispetto a un legame a queste vicende murattiane. Credo che sia una scelta coraggiosa quella di un'amministrazione comunale investire su questo per far conoscere anche alla comunità locale quella che è una vicenda importante poi della nostra storia, per quello che è stato, per quello che poi anche ha generato, anche se poi nei decenni successivi ha contribuito a generare. E quindi questo, per questo motivo ci tenevo ad esserci e quindi ad accogliere il tuo invito, Sindaco, che chiaramente ti invito a poi ottobre anche a partecipare a Pizzo, così come invito gli amici di Sorrentino, tutti voi che vorrete parteciparvi nelle giornate della rievocazione storica che si realizza a Pizzo a ottobre, che rappresenta un po' la vicenda di quei giorni, partendo dallo sbarco nella nostra spiaggia del centro storico, sbarco che è stato casuale poi a Pizzo, anche se lui a seguito di una serie di vicende che lo portarono proprio nella nostra cittadina, con la speranza a Gioacchino Miurà di riuscire a trovare un aiuto, un sostegno da parte della popolazione, che poi lo avrebbe portato a rimettere in sesto, diciamo un po' così, il suo regno, o riconquistare il suo regno, cosa che poi non avvenne, fu immediatamente in effetti catturato, e poi le vicende successive. Noi continueremo ad investire su questi aspetti storico-culturali, ma ripeto anche poi per quelli che sono gli aspetti turistici per la nostra città, e quindi ringrazio anche per la collaborazione con gli amici facenti parte di questa rete che ci ha visto insieme in questi anni, con alcuni ci stiamo conoscendo di recente, e credo che sia appunto importante riuscire a conoscerci innanzitutto, ad approfondire degli aspetti che poi ci hanno legato negli anni passati e che, perché no, potrebbero continuare a legarci su vicende anche di approfondimento come quella di oggi. Quindi io non mi dilungo oltre, lascio lo spazio ai lavori, ringrazio